Ciao a tutti, io sono Donatella e fra 2 mesi compio 30 anni. Questo, diciamo, traguardo mi spaventa un tantino, devo dire, e penso come tutte le persone, idealmente o per iscritto, mi sono fatta un po' negli anni, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, una lista di cose che mi sarebbe piaciuto fare prima di raggiungere i 30 anni. Oggi percorrerò con voi un po' la lista delle cose che mi ero prefissata, che immaginavo, che ho portato a termine, ma che soprattutto non ho portato a termine. Ridiamoci su per non piangere. Prima però di perdere completamente la dignità, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete sostenermi anche offrendomi una simbolica tazza di tè o di caffè, visto che siamo nel pomeriggio, una tazzina di tè sarebbe proprio perfetta su Ko-fi. Trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate tutti i miei codici sconto da affiliata e il link da affiliazione Amazon attraverso cui potete acquistare quello che volete e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie davvero di cuore. Non penso nemmeno di aver fatto una lista ben organizzata di cose, sono totalmente sparse. Direi di partire un po' dalle ultime che sono riuscita a realizzare, come ad esempio adottare un gatto per conto mio. Era una cosa che volevo fare almeno da quando sono andata a convivere con quello che ora è mio marito, quindi da almeno 3 anni a questa parte. Poi, per una serie di motivi che non sto insomma a spiegarvi, non c'è stato possibile fino a ad ora, però meglio tardi che mai, e soprattutto tutta questa attesa ci ha davvero ripagati, perché abbiamo fatto tra virgolette tutto giusto e diciamo arrivato nel momento giusto. Poi per noi non era importante che fosse un cucciolo o che avesse il pelo rosso, però erano 2 cose che ci avrebbero fatto sicuramente piacere, quindi siamo molto molto contenti di avere Taki nelle nostre vite. Un'altra cosa abbastanza sciocca pensarci adesso, ma che anni fa tra virgolette per me era importante, o comunque mi immaginavo di arrivare ai 30 anni già sposata, cosa che è successa qualche mese fa. Devo dire che riguardandola me stessa di 18 ma anche 25 anni, davo forse priorità, o erano di nuovo tra virgolette importanti per me, delle cose che adesso invece non lo sono più di tanto. Forse per quello che ho vissuto nel mentre sono riuscita a mettere un po' più in prospettiva tante cose. Poi chiaramente mi sono dimenticata di fare questa premessa, ma non penso che ci sia un tempo limite per cui fare alcune cose. Penso che tutti noi però nel nostro immaginario tendiamo a dire: ah, questa cosa la voglio fare prima, che so, di diventare maggiorenne o prima di 25 anni, mi immagino già con una famiglia, con una casa, aver fatto i viaggi, ad avere un lavoro entro i 30, eccetera eccetera. Questa quindi è una lista personale, tra virgolette, forse anche abbastanza sciocca, di obiettivi che mi ero prefissata per i 30, ma che, anche se non sono riuscita a portare a termine, sicuramente nulla mi vieta di continuare a provarci negli anni a venire. Ci tengo a dirlo perché, come vi dicevo, soprattutto da più giovane, mi pesava molto vedere che altre persone a determinati stadi della vita, a determinate età, magari erano riuscite a realizzare, a fare delle cose che per me erano ancora molto molto lontane. Nel tempo poi ho imparato anche che quello che magari per me è importante per qualcun altro può non esserlo. Non tutti abbiamo gli stessi obiettivi ed è giusto così, non tutti abbiamo lo stesso percorso di vita ed è assolutamente giusto così. A proposito di matrimonio, una cosa che mi ero veramente inserita nelle liste di cose da fare era frequentare un corso, prendere 1 o 2 lezioni di danza, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo arrivare al giorno del matrimonio, fare il primo ballo con qualcosa tra virgolette di organizzato, perché io non so ballare, sono super scoordinata, non ho senso del ritmo o altre cose, quindi mi sarebbe piaciuto tantissimo invece provarci, però sicuramente con l'emergenza sanitaria attuale non è stato possibile. In futuro però mi piacerebbe un sacco, così come mi piacerebbe fare una sorta di masterclass di cucina in coppia, perché io sono molto molto nervosa in cucina. Spesso, non dico che rispondo male, ma a volte sì, mi innervosisco. Invece mi piacerebbe, in un contesto diverso appunto, senza la fretta, senza la necessità eccetera, cucinare e condividere questo momento di cucina. Una cosa che volevo imparare prima dei 30 anni era cucire, e cucire anche a macchina. Una cosa che in parte sono riuscita a fare, anche se completamente
completamente in solitaria, un po' come per l'uncinetto che ho imparato comunque da sola anche a cucire e non sono brava per niente, però ho un po' imparato da sola, che so, a fare l'orlo, a fare dei cuscini, fare piccole cose sicuramente, però devo dire che sono molto soddisfatta perché appunto ci sono riuscita e da sola. E ho anche una macchina da cucire che deve ancora trovare un vero e proprio posto qua in casa. Tra l'altro mi sento un sacco di rumori dai lavori che vengono di fuori, quindi se sentirete dei rumori strani, perdonatemi. I vicini scelgono sempre il momento migliore in cui registro per fare casino. Comunque ancora non ha un posto in casa la macchina da cucire, quindi è lì in un angolino, però ho imparato ad usarla anche qua bene o male completamente da sola, a farci sì piccole cose ma che possono essere utili comunque anche nella vita quotidiana. Sicuramente una volta che avrò una tra virgolette vera e propria postazione dove poter la mettere, mi piacerebbe sfruttarla di più, soprattutto per sistemare magari dei panni che ho che mi vanno larghi o che magari vorrei aggiustare come forma. Mi viene in mente ad esempio le tante magliette molto larghe che ho nell'ultimo periodo, ci ho fatto l'orlo oppure le ho fatte crop e insomma le ho aggiustate un po' così. Mi piacerebbe avanzare di livello e fare qualcosa di un po' più complicato, un po' più articolato, però sempre con cose magari che ho già in casa. Momento cucina. Ci sono diverse cose che mi sarebbero piaciute fare prima dei 30 anni, come ad esempio imparare a cucinare propriamente, cosa che sono contenta di essere riuscita a fare già da qualche anno, perché anche se a casa magari una mano qualche cosa facevo, sicuramente è diverso dare una mano o fare quando si ha tempo ed essere invece da soli e dipendere completamente da se stessi. Quindi se io non cucino, non mangio, è diverso. Però devo dire che negli anni ho imparato a cucinare tante cose diverse, anche cose che non mangio io e che non mi piacciono. E era un grande limite per me, soprattutto ad esempio avere a che fare con ingredienti che non mi piacciono. Adesso invece riesco a cucinarli, quindi a volte è vero, cucino qualcosa per me che non è la stessa per ad esempio mio marito, però sono contenta di questo perché comunque riesco a variare e chissà, magari un giorno potrei incuriosita anche assaggiare, cosa che in realtà ho fatto tantissimo negli ultimi anni. Di questo sono veramente molto molto orgogliosa, perché ci sono tante cose che un tempo non avrei mai mangiato perché è limitata soprattutto dall'odore e dalla consistenza di alcuni ingredienti. Oggi invece sono fiera di dire che li mangio anche volentieri. Mi viene da pensare ad esempio ai broccoli e agli spinaci, che detestavo, l'odore era un forte forte limite per me, ma ho imparato a cucinarli in un modo che a me piace, ormai sono nella mia cucina quotidiana. Volevo soprattutto introdurre più frutta e verdura e legumi, di cui mi rendo conto ancora ho un po' di strada da fare, però sono molto contenta perché ad oggi mangio veramente molto molto più vario, molte più cose, sono molto più curiosa, sperimento di più, alcuni esperimenti vanno male, alcune cose le assaggio anche cucinate in maniera diversa, continuano a non piacermi, però ci sta comunque, non può piacere sempre tutto alla fine. Penso di aver fatto tantissimi passi in avanti e quindi sono veramente molto molto fiera, soprattutto per tutto il rapporto un po' turbolento che ho con la cucina. Un'altra cosa che ci tenevo molto a fare prima dei 30 è volontariato e sono contenta di esserci riuscita. Io ho lavorato 3 settimane presso l'ospedale delle tartarughe a Riccione della Fondazione Cetacea. È stata una bellissima esperienza, anche se più impegnativa del previsto, e ho anche rilasciato in mare una delle tartarughe che avevano appunto presso l'ospedale. Ho poi tra virgolette ricoperto diversi ruoli, quindi ho potuto vedere questa realtà da diversi punti di vista e devo dire che mi ha cresciuta tantissimo. Tasti dolenti per quanto riguarda i viaggi. Mi sarebbe piaciuto tantissimo viaggiare di più in Italia e devo dire che negli ultimi anni comunque ho visto posti diversi. Ad esempio non ero mai stata a Firenze, mentre a dicembre 2019, se non sbaglio, sono riuscita ad andare anche se soltanto per 2 giorni con la mia famiglia, quindi sono stata molto molto contenta di questo. Mi sarebbe piaciuto tornarci
ma vabbè, ci sarà occasione. Uno però dei grandissimi obiettivi che avevo veramente da un sacco di tempo, entro i 30 anni andare in Giappone. E non sarà così, chiaramente. È vero che mancano 2 mesi al mio compleanno, ma sicuramente non ci riuscirò ad andare. E è una cosa sciocca, perché come vi dicevo, sicuramente questo non mi impedisce di andare in Giappone anche dopo. Però è da quando avevo 18-20 anni che desideravo fortemente andare in Giappone. Chiaramente è un viaggio impegnativo sotto tanti punti di vista, soprattutto sul tempo e il denaro, quindi non è una cosa che dici prenoto un volo, domani andiamo in Giappone, chiaramente no. Eravamo riusciti a incastrare tutto, tra virgolette, in maniera perfetta e non so quando riusciremo di nuovo ad avere questa opportunità. Andiamo avanti. Altre cose leggere leggere. Mi sarebbe piaciuto migliorare molto il mio ungherese, o almeno migliorarlo un po', perché, per chi non lo sapesse, mia madre è ungherese, io però non ho mai studiato propriamente la lingua, quindi quello che so è per sentito e lo so parlare e lo capisco, però facendo tantissimi errori proprio perché non me l'ha insegnato mai nessuno, ma ho sempre cercato di replicare un po' i suoni e le parole che sentivo da, ad esempio, i miei parenti e i miei nonni, soprattutto visto che fin da bambina passavo tutte le estati con loro. Crescendo, le opportunità di andare in Ungheria chiaramente sono state sempre meno e ho avuto sempre meno occasione di allenare il mio ungherese. Certo, anche da casa a volte comunque mi sentivo per telefono con i nonni, da quando non ci sono più però questa cosa non è andata avanti, e da quando non ho più i nonni ho una sorta di blocco verso la lingua, non mi viene naturale e non lo so, mi sento proprio bloccata, faccio fatica. Ho comunque, tra virgolette, delle persone, anche se non le sento chiaramente come sentivo prima i miei nonni, con cui potrei allenare un po' la lingua, però in questo momento ho un forte limite. E un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta fare, visto che appunto purtroppo non sto riuscendo ad allenare, né tantomeno a migliorare il mio ungherese, leggere di più libri di autori ungheresi. Anche in questa cosa non dico che sto fallendo, perché comunque rispetto a 2 o 3 anni fa ho letto almeno 5 titoli, però potrei fare sicuramente meglio. Ci sto lavorando però. Stampare le foto che ho sul telefono. Io faccio foto a qualsiasi cosa, anche solo per ricordarmi che so una pagina che magari mi è piaciuta particolarmente, oppure un posto che mi piacerebbe vedere, ci faccio lo screen. Ho tantissime foto poi dei gatti, dei posti che ho visto, di tantissime piccole cose. Molte di queste mi piacerebbe però stamparle e non tenerle soltanto sul telefono. E anche se non sono riuscita ancora a fare tutti gli album che mi ero un po' prefissata, sono contenta di averne già fatto uno sulla casa, sul primo anno qua in casa, o erano 6 mesi? Forse erano solo 6 mesi qua in casa, perché l'ho fatto stampare un po' di tempo fa. Comunque, sono contenta di aver fatto quello. Abbiamo fatto stampare tutte le foto del matrimonio, quindi sono contenta anche di quello. Poi tra l'altro abbiamo tutte le foto più l'album, quindi top. Però mi piacerebbe fare proprio degli album più casalinghi, diciamo. Io comunque ho la stampante, ho la carta fotografica, ho degli album ancora vuoti, quindi mi piacerebbe pian piano iniziare a stampare alcune foto. Altro punto della lista, migliorare nel fare foto e video. E devo dire che sono molto soddisfatta, perché soprattutto nel fare foto ad esempio a me stessa, che non vuole essere momento oddio sono bella, mi devo fare delle foto, momento vanità, ma ho visto che mi aiuta a sentirmi un po' più padrona del mio corpo, un po' più consapevole del mio corpo. Come vi dicevo, io non ho molto equilibrio, anzi zero, né coordinazione, quindi a volte mi sento goffa e sento di non avere proprio consapevolezza, diciamo, del mio corpo, quindi mi sta aiutando molto anche in questo, e sono contenta di riuscire piano piano ad acquistare invece più consapevolezza e anche poco sicurezza in me stessa, perché chiaramente la stragrande maggioranza delle foto che faccio non le pubblico nemmeno, le tengo per me, mi servono proprio come esercizio, anche per capire la luce, come mi piacciono le foto da fare a me, agli altri, ai piatti,
viaggi, eccetera, quindi anche se magari non faccio chissà che cose, sicuramente sono molto lontana da un livello hobbistico anche, figuriamoci professionale, sono comunque contenta del percorso che sto facendo anche nella realizzazione dei video. Molte volte mi sento un po' pigra, quindi cerco sempre nuovi stimoli e devo dire di essere molto molto soddisfatta di quello che sto facendo da un po' di tempo a questa parte. Sempre a proposito un po' di hobby, mi ero segnata anche il disegno, non tanto imparare propriamente a disegnare, a fare delle cose, ma disegnare un po' anche come valvola di sfogo, che è una cosa che mi è sempre piaciuta fare, anche che so, mentre sono al telefono o ascolto qualcosa, sempre magari fatto dei piccoli disegni sui miei quaderni e libri di scuola. Ho tantissimi fiorellini, ad esempio, farfalle, un sacco di disegnetti così. Mi sarebbe piaciuto continuare questa cosa per quindi sfogare un po' in questo modo e non stare sempre attaccata ad esempio al cellulare. Ed è una cosa che sto facendo con alti e bassi, devo dire. A volte coloro, altre volte appunto disegno. Una volta ho fatto una mini challenge con mia sorella per disegnare degli abitanti di Animal Crossing e nonostante appunto io non sappia disegnare sono molto molto felice, vabbè, in primis per aver condiviso l'esperienza con mia sorella, ma poi appunto per essermi un po' allenata, aver dato sfogo un po' anche alla creatività. Fare attività fisica. Allora, io in passato ho fatto pallavolo, ho fatto danza, ma soprattutto ho fatto nuoto. E in questo momento, negli ultimi 2 o 3 anni, mi è stato più difficile fare attività fisica, proprio perché non avendo una situazione magari propriamente stabile, mi era anche difficile, che so, trovare una piscina in cui andare. È un po' anche per pigrizia, devo dire, non mi sono informata granché. In palestra non penso che ci tornerò mai, ho avuto sempre delle bruttissime esperienze, però ad esempio fino a pochi anni fa andavo abbastanza frequentemente in piscina, per conto mio, senza seguire alcun corso, e vedevo che mi aiutava. A me piace tantissimo stare in acqua, sott'acqua, quindi sarebbe un sogno. Adesso pian piano, quando le cose si sistemeranno, sicuramente mi informerò. Però mi sono comunque allenata da casa, di nuovo non con costanza, però un po' per pigrizia, un po' per mancanza di tempo, anche se mi rendo conto che a volte quando dico per mancanza di tempo mi immagino me sul divano a non fare niente, mi sento veramente super in colpa, però allo stesso tempo devo dire che rispetto a poco tempo fa sono sicuramente meno pigra. Molte volte preferisco le scale all'ascensore o le scale mobili, comunque almeno 10-15 minuti, se non tutti i giorni, quasi le dedico a fare stretching, yoga, oppure a me piacciono tantissimo i workout concentrati di Blogilates, soprattutto quelli su gambe, glutei, braccia, mi pompano tantissimo, sento un male assurdo quando arrivo alla fine, ma è soddisfacente, è un male che mi soddisfa soltanto per quanto riguarda braccia e gambe, tutto ciò che riguarda gli addominali mi fa soffrire e il giorno dopo mi sento veramente vecchissima. Comunque mi rendo conto che potrei sicuramente essere più attiva, ma non sono nemmeno poi così tanto sedentaria. Mi piace camminare, correre già decisamente meno, però comunque mi muovo. Non è propriamente uno sport, non è un'attività fisica magari super costante, però sono comunque contenta dell'attività che faccio, soprattutto per la mia salute. Imparare a fare i capelli mossi. Ci sto lavorando, diciamo che rispetto già solo all'anno scorso sono diventata molto più brava, ho capito bene o male la tecnica, però anche lì molte volte mi rendo conto che non essendoci tantissime occasioni, se non uscire per fare la spesa, il lavoro, la farmacia o il veterinario, non ci sono grandi occasioni, quindi non vedo sempre il motivo per cui farmi i capelli solo per fare un video, ok, ci starebbe, ma se seguite da un po' il canale sapete che comunque non è che mi trucco e vesto appositamente per il video. Ci sono tantissimi miei video in cui sono struccata o in tuta o comunque molto molto easy peasy, senza nemmeno un gingillo addosso, non mi faccio problemi in questo senso, ecco. Però effettivamente potrei magari cogliere l'occasione per fare i capelli mossi e quindi esercitarmi ancora di più. Quando mi è arrivata la piastra GHD ero fomentatissima e almeno una volta a settimana ho iniziato a farmi i capelli mossi.
adesso sono un po' più nel mood, odio i miei capelli, per cui non li sto gestendo tantissimo. Mi piacerebbe molto tagliarli di nuovo, super corti. Vabbè, che poi qua non sarebbe nemmeno super corti. Ho avuto un periodo in cui veramente avevo quasi i capelli rasati, cioè non so se riuscite a immaginarmi, ma non avevo praticamente capelli. Cose super interessanti che sicuramente volevate sapere di me. Essere più sicura di me stessa. Diciamo che è un processo molto molto lungo, con tanti alti e bassi. Ci sono giorni in cui mi sento bene con me stessa, mi vedo carina, indipendentemente da quello che indosso, se mi trucco meno, se ho i capelli puliti o meno, e giorni in cui veramente vorrei, di nuovo, in questo momento sono nel momento buio, vorrei tagliarmi completamente i capelli, la mia pelle mi fa schifo, non mi piaccio fisicamente. Quindi diciamo che è veramente una montagna russa, ci sono tanti tanti alti e bassi. Sicuramente rispetto a qualche anno fa mi sento un po' più sicura di me, soprattutto anche del mio corpo e della mia pelle, anche se non è super perfetta. Molte volte esco senza truccarmi, senza coprire le mie imperfezioni. Anche prima di indossare la mascherina uscivo completamente struccata e non mi sentivo poi così tanto a disagio, quindi sicuramente ho fatto dei passi in avanti, ma ho ancora tanto tanto da fare, anche perché non sempre mi tratto bene. Vorrei migliorare, avevo posto un po' come obiettivo anche quello di prendermi un po' più cura di me stessa. A volte quando mi sento bene lo faccio, molte volte non lo faccio, basta che sto male per una piccola cosa che mando all'aria tutto quanto, inizio a mangiare un po' meno bene, a trattarmi veramente male, a pensare cose brutte di me, a vedermi male allo specchio, a trascurarmi sotto ogni punto di vista, quindi è una cosa su cui devo ancora lavorare abbastanza. Ci sono poi altre cose che ho inserito un po' nella lista di cose da fare prima dei 30 anni, ma sono un po' più personali, quindi direi che possiamo concludere qua il video. Mi sono già messa abbastanza in imbarazzo per oggi. Niente, se volete farmi sapere qua sotto nei commenti quali sono un po' i vostri obiettivi, che cosa vi piacerebbe fare prima dei 30, o se in generale avete una lista di cose da fare, che so, almeno una volta nella vita, perché come vi dicevo, molto spesso sì, ci poniamo degli obiettivi in termini di età, ma non necessariamente ci deve essere un'età per fare determinate cose, no? Quindi se avete piacere comunque vi leggo molto volentieri qua sotto nei commenti. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, ridiamo un rito per non piangere, perché veramente mi sento a volte così indietro e poi quando lo penso mi dico: ma indietro rispetto a chi? Rispetto a che cosa? Quindi è una continua lotta contro me stessa. Però mi ha fatto un sacco ridere riguardare alcune cose e soprattutto darmi il giusto merito, no? Riconoscermi: dai, questa cosa l'hai fatta, e chi se ne frega se appunto l'hai fatta prima dei 30, l'importante è che l'hai fatta per te stessa. Quindi di questo sono veramente veramente contenta. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!